Benvenuti a TG Poker speciale PPS. Siamo a Saint Vincent per seguire questo day 1 delle Professional Poker Series 2012. Siamo all'interno della Poker Room Evolution nel Saint Vincent Resort in Casino, dove intorno alle 14.30 il direttore di torneo Domenico Mimmo Battaglia ha dato lo shuffle up and deal. Un torneo da una struttura decisamente molto giocabile, 30.000 lo stack iniziale e un level up che porterà i livelli da 60 minuti di oggi ai 75 del day 2 e del tavolo finale. Molti pro presenti a queste Professional Poker Series, oltre ai promotori Minasi e Mosca, abbiamo incontrato Giovannetti, Pistilli, Oliva, Bernasconi, Max Shark Mosele, che qui a Saint Vincent gioca un po' in casa, Ferretti, Giorgia Tabet, Carla Solinas, ancora Falaschi, Della Penna e poi Messina e Zarbo, l'italo-francese, lo francese italiano. Noi abbiamo conosciuto Las Vegas e lo rincontriamo qui al Casino della Vallée. Tra loro, tra l'altro, senza togliere nulla ai players appena menzionati, c'è il fresco vincitore delle ICOP, Matteo Scuffi. E aggirandoci per la sala Evolution del Casino della Vallée, andiamo a pizzicare il fresco vincitore delle ICOP, Matteo Scuffi. Matteo, passiamo di subando al tavolo, proprio avevi foldato, avevi già visto le carte? Foldato, no, erano bruttissime, non è un problema. Perfetto, allora, Matteo Scuffi, il gitano 86, fresco vincitore delle ICOP. Sì, sì. Una bella soddisfazione, tra l'altro immagino anche impegnativo raggiungere questo traguardo. Sì, decisamente, perché sono stati 30 tornei di tutte le specialità di poker con giocatori veramente bravi, perché c'è penso il miglior field italiano sia comunque su PokerStars. È stata dura, un po' di fortuna all'ultimo, visto che sono stati poi solo 5 punti dal secondo, ma va bene così, ce la prendiamo lo stesso. Diciamo che il poker, è vero, tra l'altro poi giocato in tutte queste varianti che mi dicevi, ha una componente di abilità indubbia, ma anche l'alea ha il suo peso, quindi quel pizzico di fortuna ci sta. Sì, sì, infatti, senza quella non si va avanti, è chiaro, in questo mondo serve anche quella, serve al momento giusto. Fortunatamente è arrivata nei tornei dove eravamo un po' meno skillati rispetto agli altri anche, e sì, va bene, siamo andati avanti, va benissimo. Matteo, adesso sei al tavolo di questo PPS, un live. Diciamo che è una specialità che è nelle tue corde, ma magari forse un po' meno dell'online. Come la stai gestendo? Come ti stai trovando? Ma io veramente nasco come giocatore live, avendo fatto secondo al mini PT quest'estate a Sanremo, secondo a un side event in Croazia l'anno scorso per le Croatian Poker Series. Ho abbandonato il live per darmi all'online, anche perché a me piace molto giocare Umaca e le varianti ultimamente. E qui siamo stati invitati al Casino, che sono stati gentilissimi dopo il risultato fatto su PokerStars. Sta andando bene, ieri abbiamo preso un ticket, oggi siamo sopra average e andiamo avanti così. Non malissimo. No, non malissimo, direi non malissimo. Matteo, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ovviamente non si dice nulla se non un buon gioco, ti lascio tornare al tavolo e arrivederci nei prossimi giorni. Grazie, grazie a voi, grazie di questo spazio che mi avete dedicato. Speriamo di vederci per il tavolo finale. Assolutamente. Ciao. Da Saint Vincent per oggi è tutto. Arrivederci a domani con il TG Poker, il notiziario del poker sportivo.